dalla redazione di vannisagnoli.it, ben ritrovati. Passiamo un attimo, eravamo in zona dal Mapei, vedete. Mancano 2 giorni e passa la partita, lo stadio è chiuso, vedete, si entra laggiù. Abbiamo perso tra l'altro l'intervista all'amico e collega Fabrizio Montanari, ci tenevamo tanto. La rifaremo, c'è una signora laggiù, c'è la sala bingo credo chiusa, sì. Là ci sono i negozi, insomma, è una città nella città. Laggiù, ero già stato anni fa, adesso mi sono distratto, c'è un mercatino nelle macchine, vedete. Non so, no, è un po' che non vado in centro nei giorni di mercato, l'avevo raccontato tanto anni fa, in lungo, vedete. Buonasera anzi agli amici di TVB85, buonasera. Sono un giornalista, ero di passaggio? Sì. Mi presento perché sennò la gente si allarma, faccio vedere il... Ma ci sono mercatini, una specie di mercatino vicino allo stadio? Può vedere da Facebook. No, beh, ma non importa, passavo allora. Sì, sì, è un'iniziativa di consegna. La gente viene a ritirare quello che ha ordinato. Ma dove? Come? Dove ordina? Cosa tramite ritira? Tramite Facebook, tramite il gruppo Facebook. Ma cosa ritira però? Ah, siamo tutte aziende agricole. Posso inquadrare le signore? Questo o? Proprio sì. Soprattutto faccio vedere. Faccio vedere le paste. No, mi piacerebbe rubarvene due, ma io amo lo zabaione e lo chantilly. Pasticceria più avanti, là. Ce n'è una più avanti là che... Azienda agricola, cosa c'è? Ecco, prima di Bianca, non vedo. Agricola Guglielmi, eccola. Arsai. Bravo. Cos'è e dov'è? Vabbè, lo chiedo alla signora. Dov'è signora? San Maurizio. In Arsan San Mavresi. Tagli carne, ma non mi dica che ha la carne qua, no? Come si chiama, me lo dice o non vuole? Guglielmi. No, il nome. Morena. Fate voi? Facciamo noi, sì. Spengo la macchina, Morena. Vai in onda su una TV di Modena che si chiama TVB85, oltre che sul mio YouTube. Non le chiedo dell'azienda agricola, ma le chiedo le emozioni. Io sono figlio di contadini, non sto molto bene e se ci penso mi commuovo, no? Fine anni 70, mio papà sognavo un avvenire diverso per me, quindi mi vedeva avvocato. Oggi sono disoccupato, ma con i social mi diverto, sono un giornalista ovviamente. Quali sono le emozioni della campagna? Lei fisicamente lavora anche in campagna o raccoglie o vende basta? No, io vendo e basta. Chi è la famiglia che raccoglie? Sì. Marito, figli, no? Marito e operai. Ma sono stranieri? Anche sì. C'è soddisfazione? So a memoria. Sì.